Ogni anno nel mondo 12 milioni di bambine e ragazze, più di una su 5, si sposano prima di aver compiuto i 18 anni. E se a livello globale i matrimoni precoci proseguiranno così come negli ultimi anni, arriveremo presto a 134 milioni di minorenni che si sposeranno entro il 2030. Anche la città di Napoli, come tante città in Italia, oggi celebra l'Orange Day. La ricorrenza, nata 7 anni fa, serve a sensibilizzare l'opinione pubblica e a riconoscere i diritti di ragazze e bambine. In strada questa mattina tanti studenti, con loro anche il sindaco di Napoli De Magistris, che si è prestato a un simbolico girotondo. Una giornata importante non solo per ricordarlo e denunciarlo, ma anche per lottare quotidianamente in tutti i territori del mondo per i diritti umani, innanzitutto le persone più fragili e quindi le bambine, i bambini. Molto bello questo lavoro che hanno fatto i ragazzi sulle spose bambine, sulla violenza nei confronti delle bambine e delle ragazzine che avviene un po' in tutte le parti del mondo, non solo in alcuni paesi. Simona Marino, delegata alle pari opportunità del Comune di Napoli, sottolinea la mancanza di educazione sessuale nelle scuole. Quello che manca è l'informazione alle bambine e agli adolescenti dei rischi che corrono e quindi anche della conoscenza del loro corpo, perché la cosa che avviene più facilmente in questi casi è che non si ha la percezione del rischio e non si riconosce la violenza.